Purtroppo la lunga e sfiancante vertenza VIVAC non dà spazio a momenti di gioia. La valutazione sembra molto preoccupante anche in relazione all'importante quantità di esuberi che la VIVAC accumulerà alla fine del 2024. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, questo sito produttivo alla conclusione della vertenza avrà ancora in carico circa 59 esuberi. Però la valutazione finale dipende sempre da dove ci posizioniamo con le analisi. Se teniamo conto che la società è partita con una dichiarazione di quasi chiusura dello stabilimento. Dopodiché bene abbiamo fatto a prolungare l'ammortizzatore sociale perché in tutto questo lasso di tempo si è cercato di recuperare il più possibile i livelli occupazionali. Abbiamo attivato le segreterie nazionali di FEMCA, WILTEC e FILCTEM che ci hanno dato un enorme supporto per estendere la vertenza a livello nazionale. Abbiamo coinvolto la politica territoriale e regionale che ci sono stati a supporto per la gran parte della vertenza e abbiamo allargato i canali anche al MIMIT con diverse interlocuzioni e diversi tavoli romani. Oltre che abbiamo esteso l'ammortizzatore sociale per circa 2 anni e mezzo, attivando anche la transizione occupazionale e il progetto GOL che la regione ci dice nell'ultima riunione ce l'ha confermato, sta per partire il bando di ricollocazione, riformazione e per l'autoimpiego. In questa ultima tranche abbiamo portato a casa, un incentivo all'esodo che passa dai 7.500 euro ai 20.000 euro per le prime fuoriuscite volontarie. In questa fase abbiamo coinvolto l'azienda, convinto l'azienda a chiudere la procedura di licenziamenti, di 90 licenziamenti collettivi in una procedura di licenziamenti sulla non opposizione, quindi volontaria. Abbiamo attivato le verifiche periodiche al Ministero delle Imprese. La prima di queste verifiche sarà entro il mese di luglio e cosa più importante, abbiamo strappato la garanzia alla VIVAC che manterrà un minimo di 80 occupati nello stabilimento di Termoli. Come è evidente, i risultati rispetto a come era partita la vertenza sono apprezzabili. Il rammarico, come ho sempre sostenuto dal primo momento, è che non possiamo fare salti di gioia finché ci sia un solo esubero, ma a tirare le somme crediamo di aver portato a casa il migliore dei risultati possibile.